Se tu non segui Gesù, tu sei nell'inganno. Alleluia, gloria a Dio. Gesù ti vuole salvare. Città di Palermo, ravvedetevi. Abbandonate l'idolatria. Siate veri cristiani che seguono Cristo. Buttate via gli idoli, le statue, le immagini di pietra, di legno, di metallo. Non vi inchinate alle statue. Diventate veri cristiani che seguono Cristo. Pentitevi degli iniquitari. Alleluia! Pentitevi dei vostri peccati! A voi, fratello! Perché il Signore vi vuole liberare dal peccato! Non indurite i vostri cuori! Gesù è morto alla croce per salvare! Non essere ribelle! Credi in Gesù! Alleluia! Non pensare solo al denaro, a lavorare, poi muori, vai all'inferno. Tu hai bisogno di Gesù, alleluia. Tu hai bisogno di credere nel Messia. Tu hai bisogno di convertirti al vero Dio. Città di Palermo, abbandona l'idolatria, la violenza, la corruzione. Abbandona il peccato, perché Gesù ritornerà. Alleluia. Credete nel Re dei Re, siamo nella fine dei tempi, siamo vicini ai giorni dell'Apocalisse, aprite i vostri occhi, ravvedetevi, convertitevi al vero Dio, abbandonate gli idoli di questo mondo, abbandonate l'idolatria, la falsità, il paganesimo, convertitevi a Cristo. Buttate via gli idoli di pietra, di legno, di metallo. Non vi inginocchiate alle statue. Siate veri cristiani che seguono Cristo. Buttate via le statue di pietra, di cemento. I cosiddetti santi, le sante, non vi possono salvare. L'unica salvezza è Gesù. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è l'unica speranza. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Leggete il Vangelo. Alleluia. Ravvedetevi, città di Palermo. Perché i giudizi di Dio stanno arrivando sulla terra. Noi stiamo vedendo i segni della fine in tutti i continenti della terra. Stiamo vedendo i segni della fine. Cercate il Signore, ravvedetevi peccatori, peccatrici. Gesù ritornerà a giudicare la terra, a giudicare i vivi e i morti. Il Signore ritornerà. Siete pronti voi? Voi che dite che siete cattolici, siete pronti che Gesù ritorna? O Gesù vi troverà distratti, indaffarati nelle faccende terrene, ad adorare il denaro, il Dio denaro, o a inchinarti alle statue? Qui c'è tanta idolatria in questa nazione italiana. In Sicilia c'è tanta idolatria del diavolo, dove le persone si inginocchiano alle statuette, alle immaginette, ai santerelli, alle sante, e non adorano il vero Dio.
Voi non adorate il vero Dio, vi dovete pentire. Vi avverto nell'amore di Gesù, perché Gesù vuole salvare l'umanità. Perché alleluia, Gesù è l'unica via, alleluia. Alleluia. La via, la verità e la vita è Gesù Cristo. Non avere altri dei pagani, idolatri, ravvedetevi, perché Gesù sta per ritornare. Aprite i vostri occhi, siamo alle porte dell'Apocalisse. Anche la pandemia mondiale è un segno della fine. Stanno preparando il governo della bestia con i vaccini, Green Pass, tutte queste robe è una preparazione del marchio della bestia. Aprite gli occhi, cercate l'Eterno, cercate Gesù Cristo, Signore vi benedica, cercate la parola di Dio, cercate la verità, alleluia, cercate Gesù, il perdono che viene da Dio direttamente, cari, perché è Dio che perdona i peccati, è solo Gesù Cristo, alleluia, che perdoni i peccati. Non c'è bisogno di andare da un prete, da un parroco, da un sacerdote, da un cardinale. È Gesù che perdoni i peccati. Noi dobbiamo aggrapparci a Gesù, perché la Bibbia dice che c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, che è Cristo Gesù, alleluia. Questo dice il Vangelo, care anime di Palermo, che c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e l'uomo. L'unico mediatore è Gesù. Amen. Nessun santo intercede per te. Maria non intercede per te. La Madonnina non intercede per te. Santa Rita, Sant'Agata, Santa Rosalia non intercedono per te. Quelle sono bugie. L'unico mediatore si chiama Cristo il Signore. Amen. La via, la verità e la vita. Alleluia. Colui che si sacrificò per noi alla croce è Gesù Cristo. La via, la verità e la vita. Cari di Palermo, ravvedetevi del peccato. Noi siamo qui a evangelizzare, a predicare Cristo in questo luogo, in questa città, perché siamo nella fine dei tempi, gloria a Dio, e c'è bisogno di credere nel Figlio di Dio, che è Gesù. Se tu non ti penti dei tuoi peccati andrai all'inferno. Se tu non ti penti dei tuoi peccati e non ti affidi solo a Cristo, ti perderai. Tu non ti devi affidare a un santo, a una santa. Qui ci sono tanti santi che avete. Santo di qua, San Gennaro, Santa Rosalia, San Giuseppe, Sant'Agata. Quelli non vi salvano. Quella idolatria, paganesimo. Noi ci dobbiamo affidare solo a Cristo, dice la Bibbia. Amen. Alleluia. Se volete la salvezza dovete credere alla Bibbia, se no vi perderete, vi risveglierete all'inferno dopo la morte praticando l'idolatria. Dobbiamo seguire Cristo. Alleluia. Cristo è l'unica salvezza, la via, la verità e la vita. Gloria a Dio. Alleluia, dice la Bibbia, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. L'unica via è Gesù. Non ti affidare a santi, a madonne, a santini, santerelle, Buddha, Maometto e quante altre cose che gli uomini hanno inventato. L'unica salvezza è Gesù. Alleluia, Salvatore. Il Salvatore del mondo. Amen. Gesù, cercate il Signore, cercate la parola. Amen. Di gloria a Dio. Amen, amen. Mentre lo si può trovare, cercate, Dio ti benedica.
Cercate la parola del Signore. Cercate la conoscenza di Dio. È tempo di pentirsi dell'iniquità, della malvagità. È tempo di pentirsi del peccato. Questo è un mondo pieno di peccato. È tempo di pentirsi, cari di Palermo. Tu non puoi pensare di andare in paradiso praticando il peccato. Non si può entrare in cielo con il peccato. Alleluia, bisogna pentirsi del peccato.